Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli, iniziamo oggi questa novena di Gesù Bambino, o novena di Natale, che ci mette in cammino, come abbiamo detto all'inizio, verso la capanna di Betlemme. Era una capanna o era una grotta? Lo vedremo quando approfondiremo questo tema. Potrebbero essere tutte e due le cose, lo vedremo. Ma intanto voglio salutare con affetto le sentinelle di Betania, che oggi è giovedì e si sono riunite qui in cappella, ma con tutte le sentinelle sparse non solo in Italia, ma un paio anche nel mondo. Che Dio vi benedica, care figliuole. Sentite molto forte questo momento di grazia che il giovedì vi trova riunite da qui, dalla cappella, Domina Nostra, dappertutto, per aiutare la Madonna nel suo piano, per la liberazione del trono di Pietro. In particolare oggi, 16 dicembre, primo giorno della novena di Gesù Bambino, la Chiesa celebra la festa di Sant'Eusebio di Vercelli, vescovo e martire. Lui, Sant'Eusebio, era un vescovo sardo, veniva dalla Sardegna, era pieno di carisma, un grande carisma, e quando capì che Ario, famoso Ario, negava la divinità di Cristo, allora tutti gli altri vescovi qui in Italia, si vede che la storia si ripete, stavano zitti perché avevano paura dell'imperatore che facesse ritorsioni. Allora si passavano la voce, ma guarda, è meglio che non interveniamo, ma guarda, è meglio che stiamo zitti. Invece lui, Sant'Eusebio, diceva: come si può star zitti di fronte all'eresia? Come dobbiamo tacere di fronte al lupo che arriva? Il nostro compito di pastori è alzare la voce perché le pecore conoscano il pericolo. E così lui ha alzato la voce, era stato fatto vescovo a Vercelli, l'imperatore lo fa mandare in esilio in mezzo a prove in mani, poi dopo, poco tempo prima di morire, avrà la grazia di ritornare a Vercelli per i mani della sua vita. È un insegnamento, come potete capire da voi stessi, molto prezioso per i nostri giorni. Il pastore dà la vita per le pecore. Realmente stamattina leggevo una meditazione di Don Dolindo Ruotolo, mi ha molto colpito. Lui dice, sono delle meditazioni sulla santità del sacerdote, questa figura di Don Dolindo quanto mi piace, com'è gustosa. È come quando te vai in pasticceria, per ora il periodo è quello più propizio, e sono tanti dolci, no? Penso dappertutto, non solo qui da noi, tanti dolci, con la crema, con la ricotta, con la panna, col cioccolato. Poi te prendi quello che più ti attira, no? Ecco, devo dirvi che nel panorama della Sabella, l'immagine dei santi come pasticceria, prendi quello che più ti piace perché ti gradisce quello, te senti di bisogno di quello. Ecco, devo dirvi, Don Dolindo Ruoto, una figura straordinaria, appassionatevi di lui. Lui è il sacerdote del attaccati a Gesù. I napoletani non ne potevano più, ma ha riempito 2 milioni di abitanti a Napoli per anni, che tutta la gente, siccome andavano da Padre Pio per levarsi il lavoro, mica pensate che faceva peraltro. Diceva: ma ci avete Don Dolindo, poveraccio, Padre Pio, ha capito però, ci andavano tutti. Allora lui li rimandava, li rispediva a casa, e ci andavano i romani, e ci avete Padre Candido, e non so, ci andavano i napoletani, ma ci avete, quando c'erano i siciliani non li rimandava da nessuna parte, vabbè, pazienza, peggio per noi. E comunque Don Dolindo Ruoto, l'ho scritto delle pagine bellissime, Padre Pio ha detto: tu, voi avete, figliolo caro, avete il paradiso dentro. Che bello, perché lui era stato sospeso a Divinis dal vescovo 2 volte, non ha potuto per anni celebrare messa. Fino a un certo punto nasce il bisogno di capire come sei davanti a Dio. E allora è andato da Padre Pio per capire. Padre Pio sapeva già, non l'ha fatto parlare: hai il paradiso dentro. Oggi leggevo una meditazione sul sacerdote, guardate che cosa bella che lui dice. Dice: il momento dell'ordinazione sacerdotale, cosa fa il giovane che deve essere ordinato sacerdote? Cosa fa? Si mette a terra, si prostra del tutto a terra, vero? Con le mani messe così. Nel frattempo c'è il canto delle litanie dei santi. Allora dice Don Dolindo: quello è il momento in cui quell'uomo lì muore per sempre a se stesso. È una cosa solenne, dice Don Dolindo. Cioè quando lui si rialzerà
e il vescovo gli imporrà le mani sul capo per ordinarlo sacerdote e poi gli ungerà le mani, lui non si apparterà più, non avrà più nulla per se stesso. Ecco perché Sant'Eusebio oggi ci ricorda che il sacerdote, il pastore d'anime, non deve badare a se stesso, deve gioire anzi di morire per il gregge. Non deve cercarsela, però neanche fuggire, come Sant'Eusebio ci insegna. Preghiamolo dal cielo perché interceda per noi. Praticamente è il vuoto totale ormai, ma non è detto che sia un male. Ho sentito un paio di persone sparse per l'Italia e per il mondo, mi hanno chiesto un parere circa la faccenda di Antonio Socci, che da non è Francesco è passato al viva Papa Francesco, no? Beh, alcuni si sono un po' angustiati, ma com'è possibile, ma cosa gli è successo? E poi mi hanno citato Magdi Allam, no? Che anche lui tuonava. C'è più nessuno, pensate che sia, voi veramente potete pensare che questo sia un problema? Non lo è affatto. È un repulisti che Dio sta facendo, perché questa opera di salvare la Chiesa Cattolica e di riguadagnare il trono petrino dovrà apparire per le generazioni successive un'opera profetica, carismatica, direttamente proveniente da Dio. Per dirla chiaro, il grande prelato da solo fa 100 e più 1000 Antonio Socci. Che poi loro vedranno i Socci verdi, quando sarà l'incontro col Padre Eterno, perché chissà quali manovre ci sono, ma noi non dobbiamo preoccuparci di questo. Se Dio è con noi, siamo la maggioranza. Questo momento di grazia, figli cari, vi assicuro, la falsa chiesa è allo sbando totale. La TV fa credere una cosa, ma le parrocchie, a parte i sacramenti celebrati, matrimoni, funerali, battesimi, ma che razza di celebrazioni sono poi quelle? C'è qualcuno che riesce a raccogliersi in preghiera quando c'è la messa celebrata nelle chiese, della falsa chiesa appunto? No, è tutta una messiscena. Poi per questo le chiese sono vacanti, capito? Vacanti. Non c'è gente. Porte durante il coronavirus, durante la pandemia, dunque la gente ora non ci va, già ce n'erano pochi che andavano, ora non ci vanno più manco quelli. È un momento allo sbando per la falsa chiesa, si ridurrà questa falsa chiesa all'unicino. La Madonna non ha bisogno né di un Antonio Socci, che un po' se l'è sempre tirata, perché lui era quello che sapeva sempre tutto. La prima volta che gli proposero un incontro con me, a me me lo chiesero, e io sono naturalmente un povero prete, io dissi subito di sì. E poi mi ricordo la persona che fece da intermediaria, era molto mortificata, non sapeva come spiegarmelo, non voleva incontrarmi il Socci. E certo, lui è il giornalista di Serie A, io sono il prete della retrocessione, categoria inferiore, e io dentro me dicevo, questo è un brutto segnale. Allora questo per dirvi, miei cari figlioli, non dobbiamo preoccuparci, perché quest'opera della salvaguardia dell'identità cattolica in un tempo di totale apostasia, come anche quella di salvare il trono di Pietro, è talmente importante che Dio costituisce per mezzo di Maria il grande prelato, lui riuscirà a salvare la Chiesa da questo marasma. Intanto però oggi, con questa festa di Sant'Eusebio, vescovo coraggioso come i nostri vescovi italiani, no? Sono in mezzo al popolo, no? E veramente la gente è contenta di questi vescovi. Ce n'era qualcuno, scompaiono. Per esempio mi domando, ad Ascoli Piceno c'era Monsignor Giovanni D'Ercole, ma dov'è? Che fine ha fatto? Notate, questi vescovi, ma comunque. Allora, però in questo giorno noi ci siamo messi oggi ufficialmente in cammino verso il Natale del Signore. Allora oggi, ogni giorno userò una parola natalizia. Intanto spero che stiate cucendo la scritta Dio con noi, e la mettete accanto a quella di 3 anni fa, Dio solo Gesù salva, e quest'anno Dio con noi, va bene? È la frase che ho scelta come, per il piccolo resto, come direi emblema di questo Natale 2021. Però ogni giorno io sceglierò una sorta di sillabario natalizio, una parola magica, una parola che ci aiuti a prepararci al Natale. Oggi è Betlemme, la parola magica. Stamattina ne ho parlato nella rubrica Santi e Caffè, ma vorrei riprendere quella cosa lì. Betlemme ci dice molte cose. Betlemme è una città piccola, umile,
tanto che il profeta Michea, che è un contadino, che Dio investe del carisma profetico, siamo intorno al VII secolo avanti Cristo, e dice, e tu, capitolo 5, versetto 1 seguenti, e tu, questa frase io sin da piccolo, devo dirvi che, per quel che mi riguarda, da piccolo, quindi lo dico alle mamme, l'atmosfera natalizia, dal punto di vista però non solo, diciamo, rappresentativo, il Natale, l'albero, proprio dal punto di vista liturgico, per quel che mi riguarda, mi conquistava talora più della Pasqua. C'erano certe frasi che mi riecheggiavano quando ancora avevo 6 anni, 7 anni, e questa è una di quelle, una profezia che ti tocca il cuore. E tu, Betlemme di Efrata, non mi pare che sia meravigliosa? Non sei davvero il più piccolo tra i capoluoghi di Giuda? È come per dire, lo sei, veramente sei piccola, mamma mia che sei piccola Betlemme. Così è l'agire di Dio. Chissà perché mi viene in mente uno dei miei santi preferiti, il santo curato d'Ars, San Giovanni Battista Maria Vianney. Siccome non gli davano un soldo i superiori, guardate com'è l'agire di Dio, sempre Dio sceglie i piccoli, capito? Betlemme è piccola, che bello questo agire di Dio, non lo trovate stupefacente? Se avessimo avuto, poniamo, un Dio che voleva delle prestazioni per appartenergli, vi immaginate? Un Dio che te dovevi superare la prova del 9. Ricordo quello programma televisivo che facevano una volta in estate, che c'erano le prove da fare sull'acqua, i palloni da saltare, vi ricordate? E poi camminare. Ma come siete preparati su queste cose? Giochi senza frontiere. Immaginate un Dio che, perché possiamo andare a suo servizio, dovevamo fare i giochi senza frontiere. Immaginate voi, ma chi ci arrivava a servire Dio? E allora, invece no, invece Dio, tu sei piccolo, ti scegli. Io, per quel che mi riguarda, per esempio, sono quartogenito, sì, dice gemello, ma il più piccolo tra i due, quindi sono proprio l'ultimo. E Dio c'è, col più grande ci sono 13 anni di differenza. Dio ha aspettato 13 anni perché arrivassi io nella famiglia per diventare prete. È qualcosa. Allora, quando il santo curato d'Ars, dovettero dargli la parrocchia, lo mandarono ad Ars. Ars, come Ghiaie di Bonate era Ars. 4 case, una stalla e purtroppo una taverna, dove i pochi uomini, terminato il lavoro nei campi, al tramonto andavano per ubriacarsi, eccetera. Quando si racconta che quando il santo curato, camminando a piedi, raggiunge attraverso i bellissimi colli della Borgogna, venendo da Lyon, raggiunge Ars, guarda da un colle Ars, sono 4 case, ancora oggi Ars è piccolissima, sembra che Dio abbia detto deve restare piccola. E il curato d'Ars, sapete cosa dice? Dice così: come piccola Ars, come piccola Ars. Che bello questo. Perché poi Ars invece diventerà nel tempo la parrocchia più importante, prima della Borgogna, poi della Francia e poi del mondo intero. E così è Betlemme. Potremmo dire, parafrasando il santo curato d'Ars, mentre ci mettiamo in cammino, andiamo tutti a Betlemme. C'è una canzoncina quando ero piccolo, molto bella, che cantano i bambini, andiamo a Betlemme, andiamo, è bellissima. Allora, andiamo a Betlemme, poi arriviamo lì, siamo sui colli della Giudea, e che diciamo subito appena vediamo Betlemme? Com'è piccola Betlemme. Sì, perché Dio sceglie la piccolezza, Dio sceglie l'umiltà, lo canterà Maria nel Magnificat: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ma questo è proprio l'agire di Dio, la piccolezza. Allora, ecco questa espressione stupefacente del profeta: tu, Betlemme, non sei davvero il più piccolo dei capoluoghi di Giudea. Come a dire, in realtà lo sei, però proprio per questo da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore della terra. E quindi Betlemme, che però nelle profezie, come sapete,
nella storia della salvezza, e anche questo piccolo villaggio, ancora oggi non è grandissimo, oggi conta circa 7500 abitanti e appartiene ai territori palestinesi, Betlemme, lo sapete, non è nello Stato di Israele, appartiene ai palestinesi, ma comunque sono tantissimi cristiani, soprattutto conta circa 7500 abitanti, ai tempi in cui è nato Gesù ne contava circa 1000, ma neanche attorno ai campi, la maggior parte erano pastori, che manco andavano al tempio a pregare perché non potevano lasciare le greggi, quindi un sobborgo malfamato, dove però, vi ricordate, Davide pascolava il gregge. Ora io vorrei però sottolineare soprattutto il significato della parola Betlemme. Betlemme in ebraico è Beit Lehem, che significa casa del pane. E sapete gli arabi come la chiamano Betlemme? Beit Lahm, che significa casa della carne. Com'è possibile che si passi dal pane alla carne? Qualcuno già comincia quasi tutti a capire dove. Allora basta, non devo più niente, se avete capito. I più intuitivi avete capito. Beit Lehem in ebraico, Betlemme vuol dire casa del pane. In arabo Beit Lahm vuol dire casa della carne. Ma come mai questa differenza? Pane, carne. Chi è Gesù Cristo? Chi è quel bambino? Cosa dirà quando sarà adulto? Dirà, o mi sbaglio, io sono il pane vivo disceso dal cielo? Non dirà forse, chi mangia la mia carne ha la vita eterna? Allora nell'etimologia del nome c'è già tutto il significato della salvezza. E guardate, figlioli cari, Betlemme mette insieme Natale e Pasqua, su questo non c'è dubbio. Perché insieme? Perché il figlio di Dio viene mica per farsi una passeggiata, ricordiamocelo sempre, Gesù viene per darci la salvezza. Allora il Natale è già un preludio della Pasqua, nelle icone bizantine lo vedremo, questa sera rimaniamo ancora con gli antenati, ma via via col mio libro andremo avanti, vedremo tante cose importanti. Nella iconografia bizantina la mangiatoia è rappresentata in forma di sepolcro, le bende con cui la Madonna avvolge Gesù bambino sono già quelle della Venerdì Santo, per dire che il Natale è il preludio della Pasqua, però il Natale è già Eucaristia. Il Natale ha già in sé il tema eucaristico, tanto che Benedetto XVI azzarda una riflessione patristica. Dice la mangiatoia è il posto dove Gesù viene messo, e questo è inconfutabile. Ve lo dico perché i modernisti hanno distrutto tutto, hanno messo persino in dubbio che Gesù sia nato a Betlemme. E dicono è stato Matteo e Luca che hanno stabilito questo perché Betlemme è la città di Davide. Peccato per loro, per i modernisti, basta poco, guardate, vi assicuro, tengono in mano da anni il monopolio della teologia. Vabbè, padre Pio, quando Paolo VI gli fece sapere cosa pensava del concilio, disse: dite al Santo Padre che lo chiuda subito, perché lui disse gli olandesi, ma gli olandesi nel linguaggio semplice di padre Pio indicava i modernisti. Ma basta poco, guardate, perché per esempio Origene, che è un padre della Chiesa del secondo secolo, del terzo secolo, dice che nel secondo secolo già a Betlemme i cristiani veneravano il luogo dove è nato Gesù. Come caspita ci andavano se c'erano già i modernisti? O se lo sono inventato? È chiaro che c'è una tradizione, ma io volevo dire questa cosa: Gesù viene posto nella mangiatoia, nella mangiatoia. Ma ci riflettiamo a questo. Una parte cospicua della mangiatoia si trova a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nell'altare, sotto il baldacchino. Ci pensiamo, il Figlio di Dio viene e non viene posto in una di quelle belle culle, questa ho visto, sembra una culla, è una di quelle culle della quelle famose Marche che ora le fanno con i idromassaggi, che il bambino, il neonato, pressa e si culla da solo. Fra un po' si potrà arrivare anche a quelle, il bambino, la mamma dice al neonato: tu, io ho da fare, pressa questo, se vuoi questo, poi, oppure non aveva
che so io, delle culle d'oro, se la meritava o no, ma certo, era il figlio di Dio, il Santa Santoro era tutto cedro dorato, era tutto acacia d'oro, e insomma lui è il figlio di Dio, è il Messia, il fieno, la paglia. Che se leggeste quello che scrive Sant'Alfonso Maria dei Liguori, c'è da commuoversi. Gesù, dice lui, Sant'Alfonso non gli riesce di scrivere distaccato, ci comincia, io lo capisco, lui comincia a scrivere in forma distaccata, in Natale, così, ma è un santo, e i santi sono fatti così, a un certo punto si lascia andare, Gesù tu sei nato, dice questa bellissima meditazione di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, e già soffrivi la durezza della paglia, perché è un bambino, con le carni così delicate, la paglia fa male. E dice Sant'Alfonso, tu, Signore, hai voluto sentire il dolore da subito. Non è così, anzi. Stamattina una signora, lodevolmente, pensava di fare una domanda banale, invece ha detto, ma la Madonna sapeva che Gesù veniva per soffrire la passione. Certo, e capiva da queste cose. Il bambino posto sulla mangiatoia, nella mangiatoia, c'è il fieno non è affatto, anche se ci metti le coperte, se c'è quello, quel filo messo di traverso, a noi ancora ancora, ma un neonato fa male. Gesù ha voluto provare, dove appena dici questi modernisti impazziti, si capisce che c'è possessione diabolica, guarda. Che il modernismo sia opera di Satana, si capisce da come reagiscono i fratelli. Anche se è banale, e la croce sin da bambino, capito? Non lo accettano. La stoltezza della croce, come la chiama San Paolo, per loro è scandalo. E invece, pensateci, messo lì, ma perché è nato in uno mangiatoio? Che vi devo spiegare tutto ora? Si dice perché non c'era posto nella loggia, e San Giuseppe, scusa, non poteva telefonare a un bed and breakfast e prenotare per tempo con la carta di credito, non lo so io. Ma proprio così, così, come si dice, sprovveduto era San Giuseppe, non è vero che ci facciamo questa idea, ma secondo voi quello piglia parte con la moglie che deve partorire e non fa nulla per prenotare in tempo, per fare qualche cosa? Pensate veramente quello? Vi sbagliate. Vedremo che è Dio, San Giuseppe si deve arrendere lui come tante volte anche noi, è vero o no? Quante volte nella vita insistiamo per prendere quella via e poi invece non la possiamo prendere e ci arrabbiamo, bestemmiamo, ci adiriamo, vero o no? Quante volte è successo? Alzi la mano a quello a cui non è accaduto. E anche San Giuseppe è un'anticipazione questa, posso dire tuttora, però guardate, il Natale è così, effetto domino. San Giuseppe non è vero che arriva lì da sprovveduto, forse aveva già preparato, ma come fa Dio con noi? Talora Dio interviene per mandare in fumo i nostri piani, perché sa meglio di noi quel che è bene. E noi dobbiamo, San Giuseppe e la Madonna gli dice, Giuseppe, stai calmo. Fidiamoci di Dio, andiamo nella grotta che ti è stata indicata, nella grotta. San Giuseppe deve avere vissuto momenti drammatici, umiliato da uomo, da padre, da marito, nel dover far nascere il bambino in una stalla. E il bambino viene posto nella mangiatoia, ma la mangiatoia c'ha il fieno nutre gli animali, no? Il fieno nutre gli animali. Ecco, allora Sant'Agostino già diceva, e molti padri, quella mangiatoia è immagine dell'altare. Ma come nella mangiatoia c'era Gesù bambino, sull'altare nel pane eucaristico c'è nostro Signore Gesù Cristo. E come gli animali vanno alla mangiatoia per nutrirsi, le anime vanno all'altare per nutrirsi. Guardate che allora lo sfondo eucaristico di Betlemme è assolutamente predominante. Se poi prendiamo la versione araba del nome Betlemme, Beit Lachem, allora prendiamo in esame la carne, casa della carne, ma appunto Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, ma è colui che dà a mangiare la propria carne. E allora noi siamo come gli animali, il bue e l'asino, che andiamo lì per nutrirci di questo pane di vita che discende dal cielo. E Betlemme, il più piccolo tra i capoluoghi di Giuda, figlioli cari, amiamo l'umiltà. Non cerchiamo cose troppo grosse, perché poi ci logoriamo. Diceva San Francesco d'Assisi, le gioie semplici sono le più belle.
Perché l'uomo poi si logora, quanta cattiveria c'è negli ambienti di lavoro, l'arrivismo, l'ambizione, il regime concorrenziale, molte volte questo è accaduto anche nella Chiesa, tra gli uomini di Chiesa, quel che è peggio, di far carriera, di diventare potenti, di essere qualcuno, via, via da noi tutto questo, amiamo l'umiltà, amiamo la piccolezza, guardate i santi. Santa Elisabetta d'Ungheria, che era principessa, siccome pregava molto, il suocero la odiava, il padre del principe ereditario. E quando il principe, il marito di Santa Elisabetta d'Ungheria, muore di peste a Otranto, mentre si imbarcava per andare alle crociate, cosa fa il suocero? La butta fuori dal castello nottetempo con tre bambini. Elisabetta implora il suocero: abbi pietà almeno di questi bambini, domani andremo via, vedi che nevica, via fuori da questa casa. Elisabetta prende i suoi tre bambini e cammina, non sa dove andare, non sa cosa fare, arriva a vedere una stalla dove ci sono le mucche e gli asini, e lei entra lì e imbastisce un gioco con i bambini. Bambini miei, che c'è mamma? Facciamo un bel gioco, stava nevicando. Quale mamma? Facciamo il gioco di Gesù bambino? Rappresentiamo Betlemme? Sì mamma, sì sì. Hanno sistemato il fieno, la principessa ha sistemato il fieno, se l'è messi accanto, aveva un tozzo di pane con un po' di formaggio, la principessa, che per odio a Cristo il suocero l'ha buttata via di casa. E quando l'indomani seppero che la principessa aveva dormito in una stalla con i bambini, andò subito una delegazione a scusarsi. E lei non batté i pugni, non fece prevaricare il proprio sangue blu. Rispose così: nostro Signore è nato in una stalla, in fondo io ci ho dormito una sola notte. Ecco, figlioli cari, imparare realmente, non a parole, perché nella Chiesa questo non c'è più, ci si sbrana. La Chiesa, questa falsa Chiesa, è divenuta una multinazionale della vergogna. C'è una finta umiltà, una finta povertà. Fingono di essere poveri e poi firmano assegni di 300 milioni di euro a Londra. La vera povertà, sapere essere piccoli. E vorrei citare un altro esempio dei santi che sempre ci commuovono, ci stupiscono, ci conquistano il cuore. Non so se conoscete il cardinale Guillem Antoine era un cardinale, fatto cardinale da Giovanni Paolo II, che era vietnamita, era stato molti anni in carcere. Ogni mattina una sua figlia spirituale, che era rimasta legatissima a lui, rischiava la vita perché di notte attraversava la giungla nel Vietnam per portare al vescovo che era in carcere un frammento di pane, un pezzettino di pane, lo racconta lui, e cinque gocce di vino, l'acqua lui ce l'aveva. Questa donna da sotto passava, avevano scavato insieme, lui da dentro e lei da fuori, un tunnel, piccolo tunnel, per far passare la briciola di pane in un fazzoletto e queste poche gocce di vino. E lui, nelle sue mani, seduto a terra, dentro una celletta piccolissima, celebrava la messa così, senza dover fare tutto, bastano le parole della consacrazione. Questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue. E così è andato avanti, è rimasto in carcere per diverso tempo. Quando è stato liberato, lui, Giovanni Paolo II, ha saputo della sua storia. Allora l'ha chiamato a Roma e l'ha premiato per i suoi trascorsi da confessore della fede. E quindi l'ha fatto cardinale. Lui stesso, il cardinale Guillem Antoine, in corso la causa di beatificazione, racconta che poi è andato a dirlo alla sua mamma, che era ancora viva, anziana, piccolina, sapete queste donne vietnamite, piccole, così graziose, con gli occhi
a Mandorla. E allora lui va e racconta che dice alla mamma: mamma, che c'è? Sai, il Papa mi ha fatto cardinale. Ah, e che significa? Che bella la semplicità della gente. E che significa? E allora il cardinale Guglielmo Antoine spiega alla mamma: sai, mamma, significa questo, e i collaboratori del Papa stanno a Roma, mi danno la porta, devo portare la croce, l'anello, mi darà la... Ah, che vuoi dirmi, mamma? Hai qualcosa da dirmi? Certo, figlio mio, questo ti chiedo. Rimani semplice come il primo giorno che sei stato ordinato sacerdote. E lui questa frase della mamma se l'ha incisa nel cuore. È lo spirito di Betlemme, se ci pensate, no? È lo spirito di Betlemme che deve caratterizzarci. Chiediamo perdono per tutte le volte che lo perdiamo di vista, questo spirito di Betlemme, che cerchiamo il successo, la fama, i numeri, il record, no? Cerchiamo di cogliere il fatto che Dio sceglie i piccoli. Ecco Maria, concludiamo con lei. Nel Magnificat cosa dice? Ha guardato? No, si dice umiltà, ma non è l'umiltà. La piccolezza, tapeinosis in greco vuol dire piccolezza. Potremmo dire l'insignificanza. Che l'umiltà, uno non dice che sono umile, o quanto sono umile, no? Ricordo una volta... un prete simpaticissimo, troppo simpatico. Voi sapete che quando si celebra la messa, si concelebra nel Novus Ordo, allora se il vescovo celebra da solo, a un certo punto deve dire con il nostro Papa e poi aggiunge e con me, non è che può dire col nostro vescovo, se è lui il vescovo che sta celebrando deve dire con me, indegno, il testo prevede che dica con me, indegno tuo servo. Allora una volta il vescovo stava celebrando, un prete, guardate, straordinario, amico di Padre Pio, e celebrava la messa, il vescovo si prese, tra virgolette, gioco di lui, perché mentre celebravano, allora doveva dire, toccava al sacerdote accanto al vescovo, e al sacerdote toccava di dire in unione con il nostro Papa, e poi doveva dire con il nostro vescovo, che è qui, no? Il nostro vescovo. E invece ha visto il testo e ha detto con il nostro Papa Giovanni Paolo II e con questo indegnissimo vescovo. Come ti permetti? C'è scritto nel testo, casomai ho rincarato la dolce. Capito? La finta modestia, la finta umiltà. E mi ricordo quando cominciai a essere perseguitato, il vescovo di Palermo mi chiamò. In parrocchia parlavano male di me. E allora... E il vescovo mi chiama, mi si fa sedere, non scorderò più per tutta la vita questo episodio troppo simpatico, come facile raccomandare agli altri l'umiltà, no? Allora fa sedere e mi comincia a dire: e perché Alessandro, io da padre ti dico, bisogna portare la croce, certo Eminenza, e bisogna essere umili, certo Eminenza, quindi devi gioire che ti stanno attaccando. Stanno i giornali, hanno detto questo sul tuo conto, devi essere felice, noi dobbiamo essere liberi. Mentre faceva questa apoteosi dell'umiltà, bussa il segretario. Sì, Eminenza, urgente, scusami Alessandro, niente, prego Eminenza. Viene il segretario, gli mostra una dichiarazione dell'ultimo istante del sindaco di Palermo, che se la prende col cardinale per una faccenda che non mi ricordo. Apriti cielo! Come ha cominciato a far del cardinale? Subito, chiamate la rassegna stampa, chiama il vicario generale, telefona ai vicari, facciamo la riunione, chiamami il direttore del giornale di Sicilia, qua là. Mi ero messo lì come un carciofotto. Insomma, lui dopo un po' si è ricordato che io ero ancora lì e si è ricordato che tutto nasceva da un discorso fatto per raccomandarmi l'umiltà. Tanto che mi disse, figlio mio, qui c'è in gioco qui c'è in gioco il buon nome della Chiesa. Ah, ho detto Eminenza, ma perché io che sono musulmano? E si è arrabbiato un po', ma ha detto vai, ecco, per dirvi, dobbiamo amare, ma sul serio l'umiltà. E quindi vi do una raccomandazione, ho concluso, oggi primo giorno della novena vi do un compito per casa. È dura, ve lo sto dicendo. Accettare in silenzio le umiliazioni, che quando te le dà il marito, o te le dà la moglie, o il figlio, o la figlia, o il fratello,
o la sorella, come ti pesa, come ti fa male. E allora offrirlo con amore, pensando che l'umiltà comporta anche questo, accettare le umiliazioni, capito? Accettare le umiliazioni come Dio le permette, senza perderci d'animo, ma subito pensando a Gesù. In questo primo giorno della novena abbiamo sillabato la parola natalizia di Betlemme. Chiediamo a Maria e a San Giuseppe che ci aiutino a essere e a rimanere fino alla fine dei nostri giorni piccoli e umili, perché solo così possiamo piacere al Signore. Laudetur Jesus Christus.